Assessore Ronfi, parlando con Citerio, che è questo ragazzo che ha sperimentato qui in Lombardia la coltivazione del nocciolo, dice: se dovessimo chiedere aiuto alle istituzioni servirebbe un'assistenza anche tecnica, ed è quello che c'è uno dei punti nel piano che lei ha presentato per il nocciolo. Ma quello che mettiamo a fuoco oggi, l'idea è quella di, come dire, posizionare anche la Lombardia tra le regioni che in questi anni hanno sviluppato un interesse nuovo verso questa cultura, sviluppando le politiche necessarie per favorire l'insediamento di natura chiaramente economico-fiscale. Non solo una coltivazione che ha alcune caratteristiche, per i primi 6-7 anni non produce, quindi c'è bisogno di un accompagnamento anche economico al reddito degli agricoltori, di natura tecnica, cominciando con lo sviluppare una vocazionalità dei terreni più idonei, quindi uno studio sulle areali lombardi più idonei all'insediamento del nocciolo, e poi l'assistenza tecnica agronomica necessaria per consolidare anche nell'agricoltura lombarda la cultura del nocciolo. Noi siamo un'agricoltura che ha una storia antichissima in campo zootecnico, maisicolo, piuttosto che di altre tipologie. Il nocciolo è una realtà nuova. In Lombardia contiamo più o meno circa 150-160 ettari, poca roba, però c'è un interesse economico crescente per tante questioni anche di carattere di filiera, di carattere di approvvigionamento, di carattere insomma di marketing anche dell'industria di trasformazione, che vuole garantire sempre più un prodotto con filiera nocciola italiana. Dobbiamo quindi anche in Lombardia porci questo obiettivo. Ecco, perché è vero che se ne produce molto in Italia, però la concorrente principale è la Turchia. Non siamo ancora autosufficienti da questo punto di vista? No, non siamo autosufficienti, c'è però una consapevolezza nell'industria alimentare che trasforma la nocciola, che il prodotto fatto con nocciola Made in Italy dà qualità maggiore e ti posiziona a livello anche del consumatore su una fascia di prodotto probabilmente di valore più alto, perché il consumatore è più attento e disponibile a riconoscere anche il posizionamento di prezzo maggiore al prodotto Made in Italy. Bisogna però farlo il prodotto Made in Italy, e rispetto a concorrenti Turchia, ma anche emergenti Cile e altri molto agguerrite, bisogna appunto costruire una filiera del nocciolo molto forte, robusta, estesa, e a Lombardia, con tante aree anche collinari da recuperare, può essere una prospettiva interessante. Quindi la prospettiva lombarda è quella di un distretto del nocciolo? Sì, lì bisogna sviluppare l'interesse, rappresentare al mondo agricolo un'interessante forma di diversificazione, recuperare magari anche aree marginali e poi mettere insieme i produttori per consolidare anche un'organizzazione di distretto che possa essere utile a sviluppare questa cultura. Quindi l'hai detto che riunirà un po' tutte le categorie coinvolte. Ma oggi in cominciamo questo. A fare un focus. Sì. Già abbiamo riunito qua a Palazzo Pirelli tutta la filiera, agricoltori che l'hanno sperimentata, agricoltori di successo di altre regioni, il Ministro dell'Agricoltura che ci presenterà gli strumenti a disposizione, il mondo della trasformazione, importanti player, Ferrero lo ha, che ci stanno un paio, che lavorano gran parte del nocciolo prodotto in Italia e sono interessati a sviluppare una filiera italiana, e quindi stiamo a costruire un ragionamento che io spero possa portare anche delle politiche concrete a partire dal prossimo PSR. Se la luce delle parole sapete, rimarrà anche poco da aggiungere nei saluti di indirizzo. Perché questo focus in Lombardia sulla coltivazione del nocciolo, quando siamo la regione, la prima regione agricola d'Italia, come lo sono sempre, quindi con una forte attività agricola, ma fortemente caratterizzata da filiere molto competitive, radicate della produzione di quella lombarda, che non è solo con il nocciolo. Quindi quello potrebbe chiedersi anche l'attenzione di chi ha compito di costruire le politiche agricole, di utilizzare le risorse, dando gli strumenti, ha già qualcosa da preoccuparsi, senza inventarsi nuove politiche, nuovi settori, nuove filiere, che comunque richiedono, se vuoi essere coerente con le convegni, il focus, poi le risorse, strumenti, devi anche adattare e modellare rispetto anche alla diversità culturale che si ricorda poc'anzi del nocciolo. Un po' per le ragioni che sono dette, un po' sottolineo altri due aspetti molto veloci. Primo, c'è un innovato interesse in Italia su questa attività. Me ne sono reso conto anche andando a cercare su internet le iniziative fatte anche in tante altre regioni, non la vocazione tipica del nocciolo, anche le zone confinanti, che sulla sollecitazione del mondo agricolo, sulla sollecitazione del mondo industriale, più attento a sviluppare tutto il passato e consolidare
una filiera di produzione italiana sta stimolando in questo senso. Quindi questo è un primo aspetto di valutazione. Chiaro che noi stiamo ragionando oggi sul tema che riusciremo a concretizzare con politiche concrete probabilmente tra qualche anno, il governo che fa il giorno dopo, anche con le caratteristiche che si poteva prima economica del consumo, anche per il PSR prossimo futuro arriverà tra qualche anno. Però c'è un elevato interesse nel quale vogliamo posizionare anche la Lombardia, perché se l'interesse è quello di aumentare la produzione italiana, sviluppare un'opportunità, favorire appunto il consolidamento di questa filiera, una regione come la nostra, è la prima regione di quell'Italia, di fronte anche all'opportunità, non sono solo problemi che il cambiamento climatico impone, di fronte alla necessità anche di immaginare nuove forme di diversificazione anche per le attività agricole in essere tradizionali, o anche, come ricordava Corbetta, di recuperare, di rigenerare attività agricola. Generazione soltanto umanistica e anche agricola ambientale, in aree con i lani, per le collinari dove le attività tradizionali oggi della natura zootecnica agricola scontano difficoltà non soltanto economiche diverse, questa può essere un'opportunità. Dove è la natura economica, dove è la natura sana strategica per il paese, lo è appunto per il mondo agricolo territoriale, ma può essere anche per stabilità. Due, sul tema di incremento della produttività mondiale, non so, poi sono dati, non voglio occupare tempo, è una coltivazione che ha un trend costante di aumento, diciamo, a livello mondiale, ancora in questa parte, sarà anche nel futuro. Rispetto a questo aumento, l'Italia ha necessità, come dire, di aumentare la propria, diciamo, offerta di produzione interna. Il poter offrire prodotti con nocciola autenticamente italiana rappresenta qualcosa che anche per il mondo della nostra trasformazione oggi è un'opportunità in più in termini di redditività e di posizionamento sul mercato del prodotto. Il consumatore vale per la nocciola, vale per tutti gli altri prodotti agroalimentari, è sempre più attento all'origine, è sempre per te disponibile a riconoscere anche un gap in più di prezzo, sempre tante altre motivazioni, se quel prodotto è autenticamente italiano. Quindi questo tema è una sfida, se questa è una sfida per il paese, davvero un po' tirarsi indietro appunto per le dimensioni e per il mercato. Quindi queste sono le macro ragioni per cui siamo interessati a ragionare e a costruire insieme a voi, insieme agli spunti che ci danno oggi, un percorso che sia concreto, fatto passo dopo passo, e quindi è interessante partire con un focus tecnico che approfondisse tutti gli strumenti necessari di carattere economico-finanziario, comunque c'è anche un suo problema sull'utilizzazione del suolo, di carattere agronomico, partendo magari costruendo insieme agli interlocutori anche una carta della vocazionalità lombarda, perché non tutte le altre Lombardie possono essere adeguate all'inserimento del suolo, altre hanno caratteristiche più adatte, altre meno, in altre aree questo qualcuno esiste, in altre no. Quindi vorrei costruire anche una filiera, diciamo, un ragionamento molto concreto e proattivo in tal senso. E poi immaginando anche un lavoro di supporto tecnico, specialmente nelle fasi iniziali, per orientare e aiutare chi vorrà cimentarsi questa opportunità, gli strumenti che hanno a disposizione, grazie a tutti per il progetto tecnico, per di cultura, per gli strumenti che hanno a disposizione, per fare in modo insomma che nelle fasi iniziali sia un'azione politica proattiva, ha non soltanto lo studio da un che è fondamentale per un'interruzione organizzata, che magari è con la filiera vera e propria, ma anche appunto un supporto tecnico che possa aiutare l'insegnamento superando le difficoltà iniziali, appunto concreto e pratico, operativo, di chiudere la scelta. Insomma, investiamo attenzione politica in una filiera che riteniamo possa essere interessante per tutte queste ragioni, anche in Lombardia, e quindi vi auguro buon lavoro in questa giornata di riflessione, quando fine mattinata dopo la giunta, perché vorrei fare una sintesi e capire poi quali elementi in termini di radunato poter mettere insieme, mettere in pratica insieme tutti voi per avere appunto un seguito concreto. Grazie, buon lavoro.